Bentrovati tutti a questo nuovo video per vedere come cambiare il filamento mentre siamo in fase di stampa. Come vedete stiamo stampando la nostra bellissima Avocado Boat per un esperimento che faremo, vi linko qua sopra tutto come al solito. Se andiamo a vedere il nostro filamento è davvero arrivati agli sgoccioli. Voi non vi preoccupate, ora sostituiremo tutto senza problemi, la cosa importante è rimanere lucidi col sangue freddo. Questa è anche una buona idea per fare magari progetti bicolor. Non è proprio semplicissimo stare lì tutte le volte a cambiare il filamento, però si possono avere dei buoni risultati con una stampa a filamento unico. Ok ragazzi, come vedete siamo all'ultimo giro e il filamento è incastrato nella bobina. Visto che quell'ultimo pezzo è sempre un po' rigido, andremo a tagliarlo noi prima che finisca e entri nel nostro sistema di fine filamento dell'allarme quel pezzetto un po' più duro e di solito non di qualità. Ok, quindi noi ora senza indugio andiamo a tagliare il filo al di sopra del sensore. Possiamo già iniziare a togliere la bobina vecchia e aspettiamo che il sensore finisca il filamento e faccia partire l'allarme e interrompa la stampa. Come vedete il filamento è alla fine e tra pochissimo partirà l'allarme. Ok, come vedete inizia a suonare e qua si blocca tutto. Ora andiamo a prendere il filamento nuovo e lo inseriamo nella bobina. Ok, preso il filamento nuovo, reinserito nel sensore e smette di fare il segnale acustico che è anche abbastanza fastidioso. Ora ci andiamo a occupare del nostro filamento vecchio, lo dovremo sfilare. Come vedete nelle varie opzioni c'è il change, quindi possiamo, come facciamo normalmente per cambiare il filamento, andare a far rimuovere il filamento. Come vedete siamo a 210. Ok, come sempre schiacciamo conferma, lui ci tira il filamento e noi non facciamo altro che estrapolarlo. Facciamo scendere la nostra bobina nuova, la inseriamo come al solito e iniziamo un po' a spingere molto delicatamente. Come vedete sotto si è creato un po' di sporco, mi raccomando con il vostro tronchesino andiamo a rimuovere tutto ciò che non riguarda il nostro pezzo, mi raccomando è molto caldo quindi fate attenzione non a mani nude, e andremo a fare il nostro in col filamento, poi con il nostro tronchesino lo metteremo sotto che la plastica affusa cada sul nostro tronchesino e non sul nostro lavoro, che potrebbe magari un po' rovinarlo. Come vedete finisce l'oro e inizia l'altro nostro colore che in questo caso è trasparente. Togliamo tutto il nostro scarto, confermiamo indietro e non ci resta che molto semplicemente schiacciare resume. Come vedrete la nostra stampante inizierà a stampare come se non fosse successo nulla, solo che adesso invece di avere un filamento dorato avrà un filamento fluorescente e poi alla fine vedremo il risultato di stampa. Thank you.
Ed eccoci arrivati alla fine della stampa, come vedete, 100%. Stacchiamo il nostro progetto, ci mettiamo sotto la luce, non vediamo assolutamente, forse un pallino minuscolo, ma come vedete, la stampa è venuta egregiamente e i due livelli si sono uniti alla perfezione. Il filamento è sempre quello fluorescente adesso, quindi concludiamo qua questo video su come cambiare il filamento durante una stampa. Niente panico, basta poco e si sostituisce tutto. Ovviamente se vi è piaciuto mettete un like. Ora vi lascio il mio assistente e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao, sono Mimi2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.